provato a descrivere il nostro tempo come un tempo di grandi potenzialità, dove c'è stato un ampliamento di libertà. Non dobbiamo più scegliere il lavoro o la strada che altri avevano pensato per noi, non siamo più dentro ruoli fissi. Ma contemporaneamente siamo anche esposti a un grandissimo disorientamento. L'immagine che spesso uso è quella di una raggiera di strade che sono tutte ugualmente percorribili, ma a volte manca la carta del senso. E quindi come possiamo stare di fronte a questi nuovi orizzonti che si aprono e a un grande disorientamento che rischia di bloccarci, perché senza la stella polare, senza l'orientamento, rischiamo di smarrire queste nostre potenzialità. E così mi è venuta in soccorso una frase, una citazione di una filosofa morale, Claudia Baracchi, la quale descrive gli esseri umani, e questo penso che vada soprattutto che si ritagli bene sulla condizione dei giovani, li descrive come illimitatamente visionari e quindi capaci di aprire l'orizzonte, di una energia germinativa, di una forza ideativa grandissima, ma contemporaneamente questa grande energia ha bisogno di legami, ha bisogno di radici profonde, perché la libertà senza legami naufraga a vuoto e si disperde, si dissipa in un circolo vizioso. Il grande augurio che vi faccio è che riusciate questo sguardo aperto sul tutto a trasformarlo in piccoli gesti quotidiani, ad abitare dentro la quotidianità anche la più prosaica, portandovi lo sguardo del tutto.